gioiasport.com, il blog con tutto lo sport della tua città. Allora, siamo in compagnia di Franco D'Agostino, alla fine del match tra Gioiese e Stilese, un 2-2. Franco, che ci lascia un po' l'amaro in bocca per come si è, per come è stato l'epilogo della partita, perché la Gioiese si può dire che oggi ha dominato questo incontro, però forse prima del match avremmo firmato per un pareggio. Ma guarda, firmare lo sai come la pensiamo noi, firmare per un pareggio noi non l'avremmo mai fatto, noi ci giochiamo tutte le partite fino all'ultimo, come questa qua. Sapevamo che oggi c'era una squadra fortissima, seconda in classifica, che comunque gioca bene a calcio, ma oggi come anche le altre volte abbiamo dimostrato che la Gioiese è una buonissima squadra e con un pochettino più di fortuna e di impegno. Non ti dico che i playoff non sarebbero stati a un'altra portata. Comunque, oggi è una partita tosta che i ragazzi hanno affrontato a testa alta. Abbiamo messo sotto la seconda in classifica e per un pelino non abbiamo raccolto una vittoria che avrebbe dato lustro a questa partita. Indubbiamente è anche un risultato importante che consolida ancora di più la posizione in classifica della Gioiese, che ormai si può ritenere tranquillissima per la salvezza e può già pensare al futuro. Infatti è quello che già stiamo programmando per l'anno prossimo. Se tutto va bene chiudiamo questo campionato in tranquillità, una salvezza tranquilla, dove abbiamo valorizzato tantissimi giovani, tantissimi ragazzi che con l'esperienza di quest'anno e l'anno prossimo potranno farsi valere in un campionato di promozione di cui noi speriamo lotteremo per arrivare ai playoff. Questo proprio, è sicuro. Proprio sui giovani, Franco, volevo fare una menzione particolare, a parte il fatto che la Gioiese è una squadra giovane, già per conto nostro, anche la prima squadra comunque formata da 3 o 4 under, voglio dire, esperti, e poi tutti i ragazzi. Una menzione particolare va fatta proprio all'under 18 della Gioiese, che per il secondo anno consecutivo vince il proprio girone. Esatto. E accede alla fase finale, dove aspetta la vincente dei playoff del genere Regina. Ma tieni conto che già per il secondo anno consecutivo vincere il girone Under 17 è una cosa importantissima, vuol dire che la società sta lavorando bene sui giovani, e non ti nascondo che grossissima soddisfazione ci stanno portando anche i giovanissimi. Ragazzi, su 15 partite abbiamo fatto 15 vittorie, quindi dobbiamo ringraziare questi ragazzini, dobbiamo ringraziare il mister Mimmo Fiorino, che veramente sta dando l'anima per questi ragazzi, dove oltre a dare esempio di come si vive in campo, ha fatto capire come si vive anche nella società. Questo è il motivo per cui noi siamo orgogliosi di questi ragazzi e cercheremo di portarli sempre avanti e di portarli fino alla prima squadra. Questo è importantissimo. Bene così, grazie Franco. Grazie a te, buona serata.